sembra di assistere alla fine del mondo. È un qualcosa di surreale. Cominciano a fare incidenti ovunque. No, uno di noi una pistola, via. In serio? Sì, via. E quello di questa sera è probabilmente il raduno più fuori di testa di tutti gli States. Sì. Dovrebbe essere il raduno post SIMA. Quindi ci può essere supercar, hypercar, furgoni, pick up, fuori strada. Everywhere! Yeah. Oh nice! Bella la Camaco. Ecco la mia. Guarda quanto, è proprio un raduno cattuto. Cioè questo è da fuori di testa. Guarda fuoco, fire. Travers. Droni che droneggiano. Non puoi spegnere la telecamera, sono ovunque. Guarda che roba. Mamma mia che tuoni. Ho rubato il vlog a Danny. Andiamo a vedere un po' di roba. Non ho mai visto una cosa del genere, da cagarci sotto. Un'esperienza fantastica, droni che volano, macchine che fanno la cocaina. Venite, vai, vai. I'm the nigga, I'm the man in the city, and my bank account bigger, and my body count bigger. That's without a doubt, nigga. I'm 100 steps ahead. That's a lot of mouth, nigga. That's a lot of clout, nigga. What you all about, nigga? What your dollar amount, nigga? You a boy stop, nigga. I'm a big dog. 45, 45, feeling like a motor car. I ain't wrecking nerve, feel like Jordan wearing 45. Ragazzi, questa cosa è assurda, non si sente niente, si sentono solo bombe, esplosioni, un disastro. Cioè, la fila è qua? Sì. Prendiamo il pollo fritto. Prendiamo il pollo fritto. Boris, sei contento che si mangia? No spice. No spice. No spice. Oh, nice. Buono? Ma è tutto più buono quando c'è odore di benzina. Ma è piccante. Oh, spicy. Allora, quello che vedete lì è un pick up che ha appena tamponato un'altra auto. Sta cominciando ad arrivare la polizia e c'è un macello. Stanno perdendo tutti la testa. Guardate là che botta di gente che sta correndo. Perché si sono schiantati anche di là. Cominciano a fare incidenti ovunque. È una cosa stranissima perché hanno fatto un incidente da circa 10 minuti e né l'autista del pick up né l'autista dell'auto sono scesi. Si sono paralizzati e bloccati lì. Su quella Lamborghini lì, la situazione è surreale, hanno tutti perso il controllo e hanno cominciato a far cazzate, cioè si sono schiantati tra di loro, polizia ovunque, una cosa. Ok, allora aspetta che faccio la foto. Boris, un po' più cattivo. Eccolo qua, bellissimo. Guarda un altro Chrysler come la nostra. Può esplodere un motore da un momento all'altro, alla tua destra, alla tua sinistra. Sembra di essere sotto il fuoco nemico, sembrano contraerei che stanno sparando. Ecco
un'altra cosa che mi fa spaccare degli Stati Uniti è che c'è sta gente che è autoconvinta di avere la build della vita, no? Tipo questo che sta mettendo la nuova musica, è convinto di suonare bene, ma è il peggior audio che abbia mai sentito nella mia vita, tutta ma... distorta. Sì, sì. Adesso ragazzi ci stiamo dileguando velocemente. Ci spostiamo in un'altra zona che perché, è calda qua. Perché un tipo stava per tirar fuori la pistola perché gli avevano... Non sappiamo se i botti vengono da armi da fuoco o dalle macchine, quindi no. Siamo un attimo intimoriti nella città delle armi. Se ne sbattono... Piazzano chiunque. Non so se torneremo a casa, ma morire qui è come morire in battaglia, una morte da eroi. Guarda che roba, sembra un qualcosa di post apocalittico. Sembra di essere su Mad Max. Presente nei video americani dove l'auto perde il controllo e c'è un sacco di gente in mezzo alla strada e vi domandate ma com'è possibile? Ma chi te l'ha detto? Ebbene, eccolo qua, sono tutti in mezzo alla strada. Io in questo momento sono in una carreggiata. Ti rendi conto che siamo in mezzo alla strada? E adesso sono anch'io uno di quei coglioni. Stanno scappando tutti perché stanno arrivando un'infinità di pattuglie della polizia, ma stanno arrivando veramente tante pattuglie. Oh, i Bigfoot! È l'anarchia! È l'anarchia più totale! Ma che cazzo sta succedendo? Sembra di assistere alla fine del mondo, è un qualcosa di surreale. Vogliamo l'elicottero anche, vogliamo l'elicottero. Beh, io direi che siamo arrivati al termine di questo video ed essere vivi è un grandissimo successo. Siamo sopravvissuti ad auto che si sono schiantate, siamo sopravvissuti a pazzi che tirano fuori il ferro, cioè un qualcosa di assurdo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi con la polizia di sfondo vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo video.